Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, c'è tutto un putiferio da tutte le parti. Mi hanno pure preso le forbici, cioè non riesco a indicare le forbici, aiuto! Comunque, niente, c'è un putiferio, quindi regina che fa la piscia. Tante cose da dirvi, però prima, cioè se non sistemo non riesco, è più forte di me. Da-dan! Praticamente è rimasto uguale a prima. Così è la meno peggio. Tra l'altro lì c'è tutto un bordello. Oddio, Marco non vuole essere ripreso, lo stavo per riprendere. Io devo riprendere là dove sei tu. Impiccicati al muro, tipo così. C'è proprio un così. Riprendere. Ok. Che c'è da riprendere. Allora, lì c'è tipo tutto un bordello, che l'avete visto perché ormai è lì da non so quanti decenni. Anche lì è con calma, cioè prima o poi ci arrivo. È vero amore, prima o poi ci arrivo, ma non è che qua si può fare tutto, cioè io non ce la posso fare. Inizierei, visto che ci sono tante cose da dire, con la prima novità. Abbiamo messo la zanzariera, ma a voi questo sicuramente non interessa, ma la cosa che forse vi potrebbe interessare, abbiamo studiato un modo per poterci mettere la gattaiola, in modo che i chihuahua possano fare avanti e indietro, perché dopo 2 ore che era stata montata, sacco dei soldini, praticamente hanno sentito un rumore e sono partiti tutti quanti assieme e praticamente l'hanno buttata per terra. Cioè c'era proprio... Io ero sopra, però mi è stato raccontato, io ho sentito solo la botta, mi è stato raccontato da Marco, cioè Emma che... Aspetta. No, vi siete persi Emma che faceva la cacca in modo strano, era messa tutta storta. Comunque praticamente sono partiti tutti quanti così, ve lo faccio vedere con la mano. E hanno buttato giù la zanzariera, tutti tranne... Non ti posso riprendere manco in faccia. Fai quello che ti pare. Cioè, ho ripreso tutto quel bordello lì, la tua faccia non sarà niente. Cioè, nel senso che io sono meglio di quel macello, no? Allora, tutti tranne l'urlo di tamburi. È muccia mia, che è l'unica intelligente che ha visto la zanzariera. Ma adesso... Il primo alimento sì e il primo alimento no che potete dare ai vostri chihuahua, cani in generale. Mi ha graffiata lei, non i chihuahua. Un cino non è un chihuahua cane, è un chihuahua essere umano. Allora, stavo dicendo, primo alimento sì, la carota. Primo alimento no, la melanzana. Bello io che... Oh, ma scusa, cameraman, a parte che non mi stai riprendendo, ma non ce l'abbiamo un gobbo dove posso leggere? A Notre Dame. Ma cacca! Vuoi il gobbo? Gli ho dato un bacino! Da 3 piedi per il cellulare, ok, fammi da 3 piedi che io vedo la scaletta. Carotina. Allora, così è un po' di snack, ovviamente. Cioè mi devo sbrigare perché se no, cioè se la finisce qualcuno poi torna se la rivuole e io le ho tagliate, cioè, precise per quanti sono i miei chihuahua. Quella che dà più soddisfazioni. Sì, e se ne va infatti. Ma scusami, tu non l'hai voluta? Perché non mi zoom? No. Ecco. Che bella quella lì. Praticamente le due russe. Ok, così è a mo' di snack praticamente, però comunque cioè a livello nutrizionale andrebbe fatta a purè. Guardatela come ho pulito bene. Ve l'ho detto, alla meno peggio. Tutte e due sembrate uguali, sono fratello e sorella, si vede? Si vede o volete il test del DNA perché non si somigliano abbastanza?
Allora, ho sbagliato tutto, perché in realtà i 5 alimenti, cioè rullo di tamburi, cioè io quanto sono brava a studiarmi le cose e poi in realtà, vabbè. Comunque, sono praticamente 2 verdure, 1 carne, 1 carboidrati, 1 proteine e basta. E i primi erano... Ah, però non è che mi devi tenere anch'io. I primi erano le verdure e... Oltre alla carota, cibo sì, c'è anche il finocchio. E oltre alla melanzana, cibo da evitare, c'è anche... Non te lo ricordo. No, sì, i peperoni. Bellini. Emma non l'ha voluta. Solo Emma non l'ha voluta. E da te, figli? Bellino. Vedete, mi sembrano così pochi questi cani, così pochi. Tipo chi è il primo video che vede e non sa niente, diciamo, questa posta affusa. Cioè, gli sembrano pochi. Niente, che cosa stavo riprendendo? Questa non la puoi mettere perché dici delle cattive su di me. Oh, amore mio, sì. Il mio ricciolino. Allora io non me li ricordo, quindi devo vedere cosa ho scritto. Comunque c'è, cioè, meno male che sono solo 5 cose, perché se erano di più che facevi? Io da quando sono rimasta incinta non ce l'ho. Stai dando la colpa a lei. Nel frattempo mi riprendo in piedi. Poveri piccoli cagnolini con la mamma smemorata. Ci sono anche i latticini, che di solito tutti quanti dicono no, i latticini ai cani, no. Vi dico la mia. Allora, un latticino per me promosso, rullo di tamburi. No, non è lei. La ricotta. La ricotta si può dare. Ovviamente, raga, è normale, ogni cane a sé, eccetera, eccetera, cioè... Affidatevi a un nutrizionista se volete tutte le cose proprio i puntini sulle i. Però in linea generale la ricotta si può dare, da evitare, molto da evitare, rullo di tamburi. Perché nessuno me lo fa il rullo di tamburi? Non abbiamo i tamburi. La mozzarella. Quindi mio, sto facendo la muta. Bello amore mio, amore mio, no, molla. Sei molto monella, molto. Amore, ma che bel sorriso, che bel sorrisissimo. Stai rivendendo? Sì, c'è tu che ti giri di colpo come in un film. Allora, per diciamo gli amanti della BAF, ora parliamo di carne cruda. Allora, carne sì che si può dare cruda, rullo di tamburi. Amore, tu continui a dire rullo di tamburi, non c'è nessun tamburo. Perché spero che lo fai tu, ma tu... E con cosa? Con cosa ti faccio rullo di tamburi? Trotototum. Siamo più un incidente d'auto, vabbè. Come si fa? Trotototum. Trotototum. Allora. Dai, rifarlo, dai. Rullo di tamburi. Trotototum. Carne di bovino si può dare cruda. Invece, carne cruda no, ma solo previa cottura fatta bene, non scottata. Rullo di tamburi. Trotototum. La carne di maiale. Dice suino. Ti riprenderai prima o poi, sì? Certo, prima o poi. Allora raga, cambio di location perché sto preparando la merendina per Ariel. E comunque, diciamo, sto lasciando la cosa per me più importante da dirvi di tutto il video alla fine. Quindi ve la dico proprio come ultima cosa prima di chiudere il video. Vi manca l'ultima
gli ultimi due CBC barra no, e sono appunto la frutta, quindi questo. E comunque, per prima cosa, siccome comunque me lo chiedete sempre, sono tornata alla Giulia di prima, ni, la risposta è ni. Sicuramente sto cercando di reagire, sicuramente, cioè, non è tutto rose e fiori, sono alti e bassi, possiamo dire così, momenti in cui sono estremamente su, momenti in cui sono estremamente giù, ragazzi, esistono anche questi momenti, però rispetto a prima c'è, diciamo, lo so, io sono una frana a pulire la frutta perché io non ne mangio tanto, quindi non sono abituata, mi sto abituando adesso per aria. Comunque, sicuramente il fatto che comunque sto cercando di riprendermi, cioè perché prima neanche avevo la forza per cercare di riprendermi, io la trovo estremamente positiva. Dunque, alimento, cioè frutta, sì, per cani, non è la pera, ragazzi, ma è la mela. Non so se lo sapevate, ho cercato in questo video di dirvi le cose un po' meno risapute, ho cercato di darvi delle informazioni magari che non sapevate, ci ho provato, fatemi sapere qui sotto nei commenti se le sapevate tutte queste cose che vi ho detto oggi o se vi ho detto qualcosa di nuovo. Alimento come frutta da invece evitare, quindi non è tossica ma è da evitare, è questa qui, la pera. Ma che bontà! Che bontà! Ci siamo? Allora ragazzi, ho deciso, chi mi segue su Instagram lo sa, di trovare un nome per l'allevamento. E allora, in realtà ve ne ho parlato appunto su Instagram e mi avete dato diversi suggerimenti. Ne ho scelto uno, quello che mi è piaciuto di più tra i vostri consigliati, è quello che sembra piacere di più a voi, e ne ho scelto uno io. E prossimo video, quello che voglio fare è, ve li dico entrambi senza dirvi quello che avete scelto voi e quello che ho scelto io, ma chi mi segue su Instagram lo sa già in realtà. Comunque ve li dico entrambi e chiederò a voi nei commenti di dirmi quale è il vostro preferito, quale scegliete voi. Dopodiché, se ci sarà un vincitore, diciamo, non tipo di un solo voto, se ci sarà un bel vincitore, metterò quel nome, appunto. E niente, questo è quanto per questo video, è tutto. Quindi alla fine, alimenti consigliati, abbiamo detto le carote, i finocchi, la carne di bovino, la ricotta e la mela. Invece cibi da evitare, abbiamo detto peperoni e melanzane, carne cruda di suino, la mozzarella e la pera. E se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like e scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E noi ci vediamo sabato con il prossimo super video. Ciao! Ne voglio ancora, per favore. Ariel, non ne voglio più, grazie. Ne voglio o no? Me ne dai un poco, per favore.